Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Veloscetto TV e oggi è un grande giorno, un gran giorno perché siamo davanti al teatro dove troveremo Ellie, Dina, Jesse e Tommy e sono curiosissimo di vedere che cosa accadrà. Non so voi ragazzi, lasciate un commento sotto al video su cosa vi aspettate, su cosa vedrete successivamente, datemi un vostro parere, una vostra opinione e come sempre vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanella. Non ci resta che vedere che cosa accadrà. Siamo nel bivio delle due storie, ci eravamo lasciati con Le luci sono accese. Ellie, Ci sei, Lev? Sì. che aveva ucciso Owen e Mel, e ora noi stiamo andando proprio da lei. La porta è bloccata. Cerca ancora. E noi da dove entriamo? La porta è bloccata e noi da dove entriamo? Dal retro vediamo. Delle scale lì? Sì, da qua. Entreremo da qua, vuoi vedere? Sì. Ecco. Ok, prendi la scala. Pronto? Che volo! Ora ce la fa scendere a noi. Noi però stavo pensando che siamo in due e noi quando abbiamo visto il video, quando eravamo nei panni di Ellie, Lev non l'abbiamo visto. Quindi Lev sarà messo in una posizione strategica per far fuori gli altri. Qui è dove c'è la radio. Non fare rumore. Calma ora. Resta vicino. Penso che dobbiamo scendere. E ora parte un video. Mani in alto. Allontanati da lì. Allontanati! Attenzione, attenzione. Stai commettendo un Non errore. girarti, cazzo! Lev, tienilo a tiro. Giù a terra. Ecco perché non abbiamo Uccidi come visto. una codarda. Di merda. Alzati. Sulle mani o sparo anche a questo. Non ascoltarla, Ellie. Va via da qui. In piedi. Forza. Non provarci, cazzo. Io di quella fogna. Va bene. Fermati. Basta. Getta l'arma. Siamo al bivio, ragazzi. Getta l'arma. Cazzo. So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Colpo di scena. Tommy! Morto. E ora? Sta qui. Le uscite, non deve fuggire. Tommy è morto anche e siamo ancora nei panni di Abby e lì c'è Ellie.
E ora? Ovviamente noi il posto lo conosciamo. Si è chiusa. Sì, si è chiusa. Non stiamo facendo niente noi adesso. Non abbiamo una pistola. Adesso stiamo prendendo il comando di Abby. Non so cosa dobbiamo fare. C'è un'arma da qualche parte. Dove è andata? Dove è andata? E ora? No, mi sta mordendo il braccio. Non siamo noi. Non siamo noi attualmente. Forse cadiamo giù, vediamo se è vero. Si sta rompendo il legno, sì. Siamo caduti. Ha preso il fucile a pompa. Noi non abbiamo niente. Come faccio ora? Ah, posso fare il giro. Dai! Corpo a corpo! Corpo a corpo! Guardate come stanno facendo. Ma c'è Dina, se non ricordo male, anche Lev. Non aiutano? Colpita nella gamba. Testata. Gli ha rotto il naso. E ora? Noi abbiamo solo una bottiglia. Lei è lì? È un uno contro uno così? Dove è andata? Sta facendo il giro. Prendi! E ora? Gli ha rotto il braccio? Ecco Dina! C'è anche Lev, ovviamente. Fermati! Lei non c'entra niente! È incinta! Bene, Abby! Ha ucciso la sua amica Mel, che era incinta. Incinta contro incinta. E ora? Non voglio vederti mai più. Finisce così? Andiamo. Finisce così. Siamo in questo posto che secondo me sono dei ricordi, vediamo. Sì?
No, non siamo nei ricordi. C'è un bambino. Ehi, tesoro. Che c'è? È già abbastanza grande, sono passati degli anni. Ci sono io. Sì, è tutto ok. Tutto bene. Colpo di scena, ragazzi, non so dove siamo, quanti anni sono passati. Lì c'è l'immagine di Dina. Dina? Sono in cucina. Dina è viva. Oh, come va, tesorini? Ehi, Yara? grazie per i piatti. In cambio, metti un po' di musica. Certo, subitissimo. Dov'è la musica che dobbiamo mettere? Qua. Va un po' di musica? Ah, vuoi ballare, eh? Ok. Non capisco questo passaggio, sinceramente io ragazzi. Datemi un parere con i commenti sotto al Oh, video. sì! Amo questa canzone. Tua mamma si accontenta di poco. Vero, sono di poche pretese. Ok, guarda come sculetta. Ah, sculetto. Sì. Oh, siamo scatenate. Oh, wow. Anche il Ehi. bambino, che almeno un annetto forse. Stai iniziando a piacermi. Sei strana. Sì, lo so. Ok. Basta, così mi Lo distrai. so. Ok, va bene. Fila. Ok. Oh, ehi, ho lasciato fuori Holly. Olly? Puoi andare a prenderlo? Sì, certo. Chi è Olly? Come faccio? Dov'è? Sul trattore, credo. Chi è Olly? Prendiamo un po' d'aria? Guardate qui, ma dove siamo? Ovviamente è tutto recintato per gli infetti. Qui c'è il trattore, infatti ce lo segnala. Siamo vicino cr il Cristo. Che cos'è? Ah, ma è un Ehi, pupazzo. Holly, che ci fai qui fuori? È un pupazzo. Reggiti forte. Sì, eccoci. Beh, Guardiamo carino, no? il panorama adesso. Ehi, sai cosa? Ti insegnerò a suonare la chitarra. Quando sarai più grande. E avrai smesso di farti la cacca addosso. Va bene. Lo fanno tutti. E ora stiamo guardando il panorama. Ho tante storie da raccontarti quando sarai grande. Molto grande. Non so nemmeno da dove iniziare. Ci racconterà delle storie ora qua che noi interpreteremo sicuramente, ho questa sensazione. Ok, patatone. Torniamo dalla mamma. Abbiamo questa casetta. Ah, c'è un cerchio qui. Andiamo a vedere che cosa ha da dirci questo cerchio. Ah, Dina. Ehi, incidiamo il tuo nome. Come si chiama? Jane.
JJ. Bene, ora è ufficiale. Lì ci sono un po' di coltivazioni. Secondo me è fatta apposta con la visuale così panoramica. Io vado a stendere i panni. Di qua. La schiena. Ce la fai? Sì, tranquilla. Gli mettiamo il giacchetto? No, sta bene. Qui ci sono pecore. Ancora? Puoi dirmi di smettere? Devo smettere? Ok, basta, davvero. E adesso la pecora, perché la pecora? Vuoi accarezzarla? Qui. Avanti, provaci. Oh, 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 piano, piano, piano. Sì, così. Eccoci qui. Così. Fatta bene. Ehi. Ehi. Lo prendo io. Vuoi portare le pecore al fienile? No, tranquilla, faccio io. Sicura? Sì. Ti voglio riposata. Ok. Coraggio. Infilati lì. Non stare fuori troppo, deve fare il bagnetto. Ormai comando il gregge. E quindi ora... Ascoltate, pecore, la cena vi aspetta nel fienile, quindi forza! Dobbiamo andare nel fienile... Dove esattamente? Qua? C'è comparso il suggerimento. Nel fienile. Bianchina. Su, dentro. Dai, su. Wow, sono tantissime pecore. Secondo te quante sono? Contiamole. Una. Due. No, basta, se no mi addormento. Andiamo nel fienile, dai. Pecorazio. Ehi, ehi, dentro, dentro. Due sono entrate. Ovidio. Diamoci una mossa. Abbiamo decisamente troppe pecore. Dai. Ehi, perché non ne mangiamo qualcuna? Sono buone, sai. Non hai freddo, vero? Ci siamo quasi. Dai, entriamo. Senti questa. Cosa fai con la lana di una pecora taciturna? Una sciarpa. Dai, su. Quando sarai più grande, andrai matto per queste battute. Sono entrate? Ok, un'altra. Cosa nasce da una pecora forzuta e una mucca palestrata? Un animale con bei muscoli. Perché? Sì, questa piace anche a mamma. Ah, ok, adesso. Ok, gente, a domani. Ehi, perché sei fuori? Perché è fuori? Che è successo? Che sta succedendo? Andiamo. Schermo nero? Ah!
Dove siamo? È un ricordo? John! Addio! Prego, no! Ellie! Ehi, Ellie! Guardami, è tutto ok, sei a casa. Sei a casa. Respira, respira. Non riesco, okay, non riesco. Lo prendo io, va bene? Avanti. Vieni, su, cucciolo. Mi spiace. Io non so cosa stavo portando. Tutto qui. Ecco qui. Era un incubo. Ecco qui. Ehi. Addio. Bene. Non sei più abituata alle emozioni forti. Di nuovo Scarbonero. Cosa sarebbe questa immagine? Siamo a caccia. Direi di sì che siamo a caccia. Ma non capisco questo passaggio, ragazzi. Siamo più avanti almeno di un anno rispetto a tutto quello che è successo. Troppo facile però aprire quella porta, secondo me. Ritorniamo a casa. Ehi, dov'eri? A caccia. È andata un po' per le lunghe. Chi c'è? Vieni, entra pure. C'è qualcuno? Tommy? Oh, ma senti come stringe forte. Non è morto. Ehi, Tommy. Ah, eccoti. Dammi, lo prendo io. Vieni qui. Tommy non è morto. Sì, ecco. Oh, sì, ce la faccio, ce la faccio. Ehi. Ehi. È bello rivederti. Anche per me. Sei pesante. È vero, è un fagottino muscoloso. Come va in città? E Maria? Sta bene. Noi ci siamo presi una pausa. Mi spiace. Ah. Ne abbiamo parlato e ci sembrava, insomma, la soluzione migliore. Ok. Siediti. Voglio mostrarti una cosa. Ah, vedremo. Sto chiedendo un po' in giro, da mesi ormai. Di cosa? E c'è un tizio che ha sentito la storia. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Sono loro due. Dice che vivono su un tratto di costa, in una barca spiaggiata. Proprio qui. E quindi? Deve essere lei. Non ci interessa più, ok? Mi spiace.
Sono Abby e Lev. Beh, io non posso andare. Lo so. E quindi? Ok. Credo sia facile dimenticare il passato. Se sei qui a fare la bella vita. Ehi. Gliela farò pagare. Tommy. Avevi detto così di ritorno a Jackson. Tommy. È ridicolo. Lo tieni un attimo. Sì. Vieni. Ti prendo io. Ti prendo. Ehi. Che cazzo vuoi fare? Niente. Merda, Tommy, lo sai cosa abbiamo passato? Piantala. Lei aveva promesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, lo so benissimo. Ma questo è un tuo problema. Stammi a sentire. Ah, parla, sono dottore. A casa. La mappa è segnata. Cerchiala del posto. E ora? Scommetto che è andata via. Infatti è il letto. Ah no, lei è qui. Sta pensando cosa fare. Sta pensando cosa fare. Ci siamo alzati. Ha chiuso la finestra. E ora? Penso di qua, sì. Cosa dobbiamo fare? Cosa c'è qui? Ah, il diario famoso. E ora? Qui ci sono un po' di disegni. Cosa dobbiamo fare? Qui? No. Allora scendiamo. Per andare. Di qua non siamo mai andati. Cosa c'è qui? C'è il salone. Ah, anche qui la finestra è aperta. Come mai? Ah, è caduta la chitarra. Dobbiamo suonare la chitarra anche questa volta. Sì, a quanto pare sì. L'abbiamo suonata. E ora? Schermo nero. Ragazzi, ragazzi, terminiamo qui questo episodio incredibile secondo me, non so secondo voi, datemi un vostro parere, una vostra opinione per quello che abbiamo visto, scontro uno contro uno tra Ellie e Abby e poi la decisione importante di Abby di lasciar vivere sia Ellie che Dina, che poi abbiamo visto in un posto isolato, chissà dove, sicuramente vicino alla loro base,
dove praticamente si sono fatti una vita, una famiglia, come ha detto Dina, e poi abbiamo visto Tommy che ha dato delle notizie, e i punti interrogativi sono tanti dopo le notizie di Tommy. Ora non sappiamo che cosa accadrà, e quindi non ci resta che scoprirlo nel proseguo della storia, e voi nel prossimo episodio, che per non perdervi basta che vi iscrivete al canale attivando la campanella, così vi arriverà la notifica, e mi raccomando lasciate un bel like. Da Velocetto TV è tutto, ciao ciao a tutti, ciao.